Grazie. Grazie ingegnere Evangelisti che ci ha portato il punto di vista di una realtà del territorio. Soltanto due battute per chiudere il quadro e cercare di esprimervi qual è appunto la volontà dell'autorità portuale sul fronte dello sviluppo LNG. Primo, l'introduzione dell'LNG come combustibile alternativo è una sfida per i porti del Core Network. Livorno è un porto del Core Network, che è la serie A dei porti. Per continuare a giocare in serie A, in ogni caso, noi di qui a 10 anni ci dobbiamo dotare anche di quelle facility. E questo a prescindere dagli elementi di sostenibilità economica, perché un porto internazionale non può non avere quelle facility. Questo c'è un punto di vista, diciamo, ambizioso, perché parla di una Livorno che vuole rimanere saldamente inserita nella rete centrale europea. Secondo, noi siamo convinti che nell'Alto Tirreno ci siano le economie di scala per realizzare il primo network distributivo completo dell'LNG a uso marittimo. E è con questa consapevolezza che ci siamo presentati, che abbiamo presentato la Mining Initiative come un pezzo qualificante dell'iniziativa nazionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Il direttore Puglia, che ci raggiungerà sicuramente su questo, vorrà dire qualcosa. Il ruolo dell'OLT è fondamentale perché, diciamo così, abbiamo la sorgente dell'LNG vicina e quindi possiamo calibrare la presenza dei depositi costieri di conseguenza. Quindi il pezzo offshore c'è, il pezzo in porto c'è, teniamo presente che con il progetto Green Cranes noi abbiamo realizzato un primo prototipo di mezzo portuale alimentato a B-Fuel, a LNG, quindi l'uso dell'LNG in porto, ma anche il pezzo onshore e quindi l'intermodalità dell'LNG. Da questo punto di vista il porto di Livorno rappresenta il pivot non solo di questa rete distributiva lato mare, ma anche il pivot di una rete distributiva lato terra per tutta l'Italia centrale, laddove, come diceva l'ingegnere Evangelisti, la rete di distribuzione dell'LNG semplicemente non esiste. Il progetto GAIN è il progetto uno dei progetti presentati dal Ministero. Diceva ancora Evangelisti, LNG is the future. Sì, è il futuro, ma in qualche modo è anche la storia, perché Livorno è un porto dell'oil e della chimica. Da questo punto di vista, puntare sull'LNG è in qualche modo una strategia, come direbbe Regione Toscana, di smart specialization, perché cerchiamo di portare nel futuro il know-how che già abbiamo. E quindi portiamo ciò che sappiamo fare in settori che hanno dei potenziali di sviluppo importanti. E per accompagnare questo, una delle iniziative che abbiamo candidato con il progetto Mining è quella di un centro mediterraneo di formazione sull'LNG, non solo sull'LNG uso marittimo, ma anche sull'LNG industriale, quindi su tutta la filiera dei saperi che gravita intorno all'LNG. Io ringrazio ancora l'ingegner Evangelisti e Dario Del Giovane. A questo punto apriamo la terza sessione del nostro Port Innovation Day. È una sessione che io mi limito ad introdurre lanciando qualche spunto ai relatori che abbiamo. Come vedete sono soggetti istituzionali, perché uno degli obiettivi dell'Innovation Day è quello di parlare dell'innovazione in porto come di una delle priorità delle politiche regionali, nazionali ed europee. Da questo punto di vista l'iniziativa di oggi serve a favorire l'inserimento dell'innovazione nell'ambito portuale e logistico tra le priorità delle politiche regionali, nazionali ed europee. Da questo punto di vista io vorrei, in modo anche piuttosto informale, cercare di estrarre dai nostri ospiti delle posizioni qualificate per sapere se è possibile e fino a che punto pensare che queste esigenze di innovazione in porto siano davvero acquisite come elemento di priorità nelle politiche dei diversi livelli di governo. E per farlo parto dalla posizione della Commissione europea. Purtroppo quest'oggi Morsi, il capo dell'unità innovazione della Commissione europea, non ci ha potuto raggiungere per un impegno dell'ultimo momento, ma queste sono affermazioni che provengono dalla DG MOVE e la DG MOVE ha assunto una posizione. Prima di tutto c'è la necessità di soft measures per l'innovazione e la ricerca. In secondo luogo è necessario sviluppare una visione per Horizon 2020 individuando le sfide. Ora io
mi limito semplicemente a leggerle. Chi ha seguito i lavori di questa mattina non avrà difficoltà a vedere che ciò che stiamo facendo si colloca in perfetta coerenza rispetto a quello che la Commissione europea suggerisce. L'ambiente, le infrastrutture, le risorse umane, le questioni legali e di regolazione economica, naturalmente dietro di questo c'è tutta la partita del regolamento sull'accesso al mercato dei servizi portuali, il traffic management e il benchmarking. Allora, sviluppare una visione per l'Horizon 2020. Come dobbiamo leggere un'affermazione di questo tipo fatta dalla Commissione europea, specialmente se la poniamo insieme ad un'altra affermazione, e cioè che la partecipazione dei porti al Framework Program 7, cioè l'FP7, è stata deludente. Noi possiamo leggere, qui guardo Mario Dogliani che si occupa di queste questioni, in qualche modo come un invito ai porti ad attrezzarsi per essere presenti in modo più incisivo nei bandi che l'Unione Europea apre per l'innovazione. Ma dall'altro lato, quello che a noi preme sottolineare alla Commissione e a quei pezzi della Commissione che si occupa di innovazione è che i porti in generale e il porto di Livorno in particolare è un test bed naturale, cioè un luogo dove si può fare l'innovazione calandola in una realtà, come ci spiegava oggi il professor Prati, quindi con un valore aggiunto in termini di consolidamento e sviluppo anche industriale che è molto importante. Ora io, a partire da questo spunto, cerco di dare alcuni elementi per inquadrare il tema dell'innovazione in ambito portuale. Allora, indubbiamente la policy dell'innovazione è orizzontale, perché al pari della politica ambientale o della concorrenza deve essere incorporata in tutte le altre politiche dei soggetti rilevanti. Ad esempio, pensiamo al fatto che nel protocollo firmato con Confindustria questa mattina, come ci veniva illustrato dalla dottoressa Querci, c'è anche un elemento delle concessioni, cioè il richiamo a una politica delle concessioni, perché in quello che è lo strumento cardine del lavoro, diciamo il core business, il mestiere dell'autorità portuale, si può e si deve in qualche modo incorporare gli obiettivi di innovazione. Questo vuol dire che è una politica orizzontale. Secondo, è una politica multilivello, e qui non aggiungo altro perché diciamo che gli interventi che ci saranno dopo di me e il modo in cui sono strutturate in qualche modo lo dimostrano, perché c'è la Regione, perché c'è il Ministero, perché la Commissione europea ha voluto esprimere una sua posizione anche se non è presente oggi. E naturalmente qui vale la riflessione che facevamo prima, e cioè che nei processi di innovazione, anche in porto, il pubblico conta, perché il pubblico, un ente pubblico, come diceva il segretario, una pubblica amministrazione moderna, offre delle opportunità di innovazione ai soggetti privati. Qui ho riportato la copertina di un libro recentissimo che si intitola Lo Stato Innovatore. Ora, il titolo non va tanto bene perché parla solo dello Stato, mentre noi abbiamo detto che è multilivello, quindi ci sta anche la Regione e anche l'Unione Europea, ma il concetto è quello. Allora, vi faccio un esempio concreto che mi dà anche l'occasione di puntualizzare degli elementi che forse stamani non sono stati messi a fuoco. Quando noi parliamo del passo in più che abbiamo intenzione di far fare alla nostra neonata piattaforma Monica e parliamo dell'elemento del controllo, bene, il progetto nell'ambito del quale abbiamo candidato questi sviluppi è un progetto che vede l'autorità portuale come semplice stakeholder e non come partner o beneficiario, perché i promotori di quel progetto sono il CNIT, cioè un nostro partner, e il Terminal d'Arsena Toscana, che è il principale nostro concessionario. Questo significa che i partenariati e gli elementi di contenuto tecnologico messi in campo dall'autorità portuale rendono poi possibili delle opportunità di innovazione per i soggetti della comunità portuale. Il secondo esempio, ne parlava l'ingegner Scarpellini stamani quando parlava del TPCS, e di uno degli elementi che siamo più avanzati, spero che ci sia qualcuno dei nostri amici di TDT in sala, e cioè il QR code per l'interchange. Quello è un elemento di innovazione nel terminal che è stato sviluppato da TDT, ma che TDT non avrebbe potuto sviluppare se a monte non ci fosse stato un investimento del pubblico, lo Stato innovatore,
che ha creato una piattaforma sulla quale quei servizi poi si possono appoggiare. E in ambito portuale, ultimo elemento, l'innovazione è multidisciplinare, perché, come direbbe il dottor Pagano, c'è una molteplicità di tecnologie abilitanti che implicano l'ICT, l'ingegneria dei trasporti, la robotica e così via. Allora, per porre le domande ai nostri relatori, ci siamo immaginati che la policy dell'innovazione dei porti si gioca su due momenti. Il primo è la fase ascendente, cioè la fase nella quale si definiscono quali sono le priorità e si stabilisce quanti soldi, quante risorse vengono allocate su ognuna di queste priorità. La seconda è la fase discendente. A valle quindi di questa programmazione ci sono i bandi europei che noi ben conosciamo, a cui cerchiamo di partecipare da protagonisti con grande impegno. Nella fase discendente la policy viene attuata attraverso dei programmi e dei finanziamenti. Ora, detto questo, è chiaro che nella fase ascendente diventa fondamentale segnalare in ogni sede, a livello di Commissione europea, di Parlamento europeo, di comitati ed anche ai rispettivi governi, sia nazionali che regionali, l'importanza di riconoscere come prioritaria l'innovazione in ambito portuale. Anche perché, come dicevamo stamani, l'innovazione nel nodo portuale si trascina dietro l'innovazione di tutta la catena logistica. E per questo, diciamo, un investimento nel porto è ancora più pagante. E quindi ci dobbiamo chiedere come si può, in modo efficace e concreto, fare questa azione che, tra virgolette, potremmo chiamare lobbistica. E in particolare con quale approccio dobbiamo presentarci nella sede in particolare europea a chiedere questa assunzione di priorità. Infatti noi abbiamo degli strumenti specificamente dedicati ai trasporti, come il CEF. Mister Morsi, che non è potuto essere presente qui oggi, è il responsabile del strumento Innovation, che è uno degli strumenti del CEF, che è il Connecting Europe Facility, pensato appositamente per i trasporti. Lì semmai il problema è qual è il peso relativo che i porti hanno rispetto a ferrovie, rispetto a autostrade, rispetto agli altri modi di trasporto. E qui guardo ancora una volta Eva Perez e Mario Dogliani, che su questi temi si confrontano, ma anche l'amico di Expo, naturalmente. Poi su un altro fronte ci dobbiamo porre il problema: quali chance in concreto ci sono per riuscire a far riconoscere l'innovazione dei porti dalle politiche europee come un ambito prioritario laddove non di trasporti e di porti si parla, ma di innovazione in quanto tale. E qui c'è il tema dell'Horizon. E se è pagante, possibile, strategicamente perseguibile l'obiettivo di far acquisire nel livello di programmazione dell'Horizon 2020, come dire, un canale preferenziale per i progetti di innovazione in porto? È realistico immaginare che si possa ottenere ciò? E per Expo, cioè l'Associazione dei Porti Europei, c'è un altro spunto, e cioè l'innovazione in porto va bene, ma quale innovazione? Qui c'è una riflessione che facevamo, ci raggiunge l'amico Quintieri dell'Organizzazione dei Porti Europei. Ora, l'innovazione non è affatto neutrale rispetto ai singoli porti o ai cluster di porti, o addirittura rispetto a intere dimensioni geografiche di riferimento. Qui sto dicendo in altro modo quello che ha detto poco fa l'ingegnere Evangelisti. Perché se noi ci presentiamo dicendo alla Commissione europea che la priorità assoluta è l'infrastrutturazione LNG, e se nel frattempo nei mari del nord, in quanto area seca, si pongono delle ragioni di urgenza e quasi di emergenza nell'attrezzarsi per rispondere a norme che sono già vigenti, è chiaro che segnalare quella priorità significa oggettivamente, per quanto bravi siamo, ma oggettivamente significa spostare la lancetta in direzione dei porti del Nord Europa e sicuramente non in direzione dei porti del Mediterraneo. Ecco, qui mi limito a richiamare un elemento che servirà poi all'intervento di Quintieri: la nostra partecipazione al tavolo di Expo è un risultato importante per Livorno.
va letta proprio in questo modo, cioè non solo ci stiamo attrezzando per cogliere le opportunità dei programmi che ci sono, ma stiamo lavorando in tutte le sedi possibili, con Expo, con il Ministero, con altri porti, per far sì che le nostre priorità, le nostre esigenze vengano acquisite prima, perché quando esce un bando non vogliamo leggere che le nostre priorità sono tra quelle già segnalate nel bando, un po' come sul fronte infrastrutturale accade quando, dopo aver lavorato per l'inserimento di Livorno nel Core Network, andando a candidare le infrastrutture ferroviarie, troviamo che Livorno è una delle sezioni preidentificate. Questo ci dà una TU, non è la stessa cosa. Poi ognuno fa il suo gioco, la qualità della proposta, tutto quello che volete, ma è nella fase ascendente che si giocano le grandi partite. Su un altro fronte, ad esempio sul programma transfrontaliero, l'Italia-Francia marittimo, così abbiamo agito, tanto è vero che nella nuova programmazione del transfrontaliero è stato inserito specificamente un punto relativo all'LNG. Quindi abbiamo delle garanzie o delle probabilità in più di riuscire laddove a valle di questo processo ci andremo a presentare. Il protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato citato più volte oggi, è un elemento di importanza capitale che si traduce in una serie di iniziative concrete, perché noi su molti dei progetti di innovazione abbiamo agito come implementing body del Ministero e quindi diciamo così siamo un po' da questo punto davvero c'è un rapporto tra autorità portuale, ente pubblico e Ministero soggetto vigilante, dove però il vigilante non va letto in senso amministrativo tradizionale, ma in una dialettica che è proficua. E gli assi di questo protocollo sono l'innovazione, la sostenibilità, la ricerca, conoscenza e formazione, quindi esattamente le cose di cui abbiamo parlato. Per il MIT io ho immaginato uno spunto di questo tipo, e cioè come a livello nazionale, attraverso quale metodologia si arriva ad individuare le esigenze di innovazione del sistema portuale, con quale tipo di coinvolgimento degli stakeholders, e tutto questo naturalmente mentre c'è un corso, un processo di riforma delle autorità portuali che incide su questo, ma per ampi tratti si pone in parallelo rispetto a questo. E qui, come leggete, 2015 l'iniziativa dell'autorità portuale di una agenda per l'innovazione in ambito portuale e logistico. Ora io qui ho scritto agenda, in realtà forse non è neanche la parola più corretta, avremmo potuto parlare di un piano d'azione o delle linee guida, però il concetto fondamentalmente è quello. Per uscire dall'episodicità, che era uno dei punti qualificanti della nostra strategia, dobbiamo fare un programma dell'innovazione. Le diverse iniziative devono essere convergenti rispetto agli obiettivi strategici. Noi crediamo che queste nuove linee guida, specialmente laddove avessero la forma di una parte o un aggiornamento al piano operativo triennale, potrebbero essere qualcosa di nuovo nel panorama portuale italiano e potrebbero anche essere un esperimento che aiuta il Ministero in direzione di quella programmazione di livello nazionale. L'autorità portuale di Livorno, nel suo piccolo e con l'umiltà a cui sempre ci siamo richiamati anche questa mattina, c'è e è disponibile a darsi da fare. Un ultimo spunto, sostanzialmente relativo alla Toscana, una ulteriore puntualizzazione rispetto alle cose che dicevamo stamani. Monica nasce grazie ad un bando di Regione Toscana, un bando per l'infomobilità dedicato ai porti. Questo non era stato sottolineato, vale la pena di sottolinearlo. E di sottolinearlo non tanto per dire che le risorse economiche per realizzarlo sono venute da Regione Toscana, ma perché questo sistema nasce nella logica di un cluster di porti regionali. E questo è estremamente importante anche per le cose che abbiamo sentito dire stamani da Paolo Pagano e dal nostro amico di Ezzi. Due parole sulla fase discendente che mi consentiranno di passare la parola a Eva Perez.
della Valencia Port Foundation, la fase discendente, cioè come si riesce ad avere un ruolo da protagonisti con gli strumenti che già sono in campo e come si fa a cogliere appieno le opportunità dei programmi europei, nazionali e regionali e come si svolge appieno il ruolo di beneficiario o implementing body o stakeholder. Vi assicuro che queste, nella nostra esperienza di direzione sviluppo e innovazione, sono domande estremamente concrete. E la risposta principale è che bisogna poter disporre di partenariati solidi, stabiliti e consolidati, perché quando si arriva al momento della stretta sui progetti, spesso la tentazione, vedo Dogliani che sorride a quello che dico, è quella di mettere più o meno in piedi qualcosa, il che spesso porta, diciamo, a dei malintesi. Ecco perché, e questa è davvero l'ultima slide, poi passo la parola a Eva Perez, per noi sono importanti le partnership strategiche, qui ne ho riportato solo alcune in realtà, in primo luogo con quelli che nel piano operativo triennale abbiamo chiamato i knowledge providers, in secondo luogo con i nostri, con i porti con i quali abbiamo rapporti istituzionali, anche qui ne ho riportati soltanto alcuni, come vedete molti di questi non sono porti europei ma porti della sponda sud del Mediterraneo, come diciamo noi, non del Nord Africa, che fa la differenza, e tra questi ho voluto mettere un cerchio sulla Valencia Port Foundation, perché la Valencia Port Foundation rappresenta per noi un partner strategico davvero consolidato, perché in quasi tutti o forse tutti i progetti che vi abbiamo citato il nostro partner è la Valencia Port Foundation. Quindi io passo la parola a Eva Perez, che è la direttrice del settore economia dei trasporti della Valencia Port Foundation. Il titolo del suo intervento credo sia significativo, è Cooperare per innovare, il partenariato strategico Livorno-Valencia. L'importanza di avere anche una riconoscibilità sull'esterno in termini di partenariato è un'esperienza che abbiamo fatto, perché anche a livello di Commissione europea, quando parliamo di Livorno-Valencia, c'è chi sa che lì ci sono persone che lavorano bene sui progetti europei e portano i risultati. La Valencia Port Foundation su questo fronte è davvero una piccola grande macchina da guerra, dalla quale noi impariamo sempre molto e che ci dà delle grandi opportunità di sviluppo e innovazione. Prego, Eva.